Allora, buongiorno. Allora, oggi faremo una ciorba di fasole. Ecco, qui ci sono i fagioli che stanno cucinando. Poi, qui invece c'è della cipolla. Abbiamo fatto soffriggere della cipolla con dei peperoni gialli e rossi, carota, poi Prezzemolo, prezzemolo, maharar. merar Merar e leostean. leostean. Ecco, quindi poi adesso qui è pronto. Quando i fagioli sono cucinati, Cimbru ho messo e anche il ho messo cimbro borscht che fa e dai il gusto. borscht. Il borscht sarebbe questo qui. Ve lo faccio vedere. Borscht Un un liquore che si fa in casa liquore che si con. fa in casa con l'avena, no? Con Allora, si mette crusca Ah, di con mais, la crusca di di mais, grano, si melograno, lascia comunque si lascia fermentare. fermentare ed esce fuori questo liquore, diciamo, chiamiamolo liquore che a me non piace comunque. E niente, i fagioli sono quasi pronti e poi si mette lì e poi cosa si fa? Si mangia. Non si mette carne, niente, no? Sei ciorba di fagioli? Questa è ciorba di fagioli, Sì, si ok? può mettere affumicato se vuoi. Se uno vuole mettere un po' di carne affumicata, la può mettere. Ok, alla prossima. Andiamo avanti, poi quando è pronto vi faccio vedere. Allora, buongiorno. Oggi, anzi, buonasera, farò un sugo speciale. Allora, un sugo con. Allora, un mezzo peperone rosso e mezzo peperone giallo, bianco, verde, ecco. Poi una carota, del sedano, cipolla e aglio. Facciamo soffriggere tutto per bene. Poi metteremo un po' di pepe, un po' di sale, un po' di gusti praticamente, a vostro piacimento, gusti. Potete mettere un po' di basilico, un po' di prezzemolo. Poi metteremo dei pomodori tagliati a pezzettini. E basta. Questo è il sugo semplice, un sugo con peperoni e sedano. Ok? Allora, abbiamo messo i pomodori. Adesso facciamo cucinare. Adesso possiamo mettere anche a fuoco basso fino a quando non si cucinerà per bene. Ecco, questo è il sugo con peperoni, carote e sedano. Allora, il sugo è pronto ed è pronto per condire qualsiasi tipo di pasta. Adesso lo possiamo anche spegnere. E invece qui c'è la ciorba che sta cucinando e diciamo che è quasi pronta anche questa. Quindi ciorba con fasole e sugo di pomodori con peperoni, carota e cipolla, aglio, gusti, ok? E sedano, ecco. Sette non ne so anch'io. Buona serata a tutti, anche nella ciorba c'è il sedano. Buona serata a tutti e buon appetito.